Molto bene. Io sono il killer degli origami. Sistemo le mie vittime in auto, le affogo nell'acqua piovana e poi le abbandono in una discarica con un origami nella mano e un'orchidea sul petto. Lo faccio perché mi annoio ed è un modo creativo e piacevole per divertirsi. È abbastanza per lei o vuole altro? Buongiorno YouTube e benvenuti su Musica Live. Io sono Risem e siccome qui c'è un caldo bestiale, sono in magliettina intima. Già. Si parla ancora di soundtrack oggi. E, a differenza delle recensioni precedenti sulle colonne sonore, entreremo in un ambiente un po' meno fantastico, ma più cupo e reale. Lasceremo lo spazio ad una storia cupa e intrisa di mistero. Oggi parleremo del videogioco Heavy Rain. Se per caso qualcuno non ha ancora giocato questo titolo, non ci saranno spoiler pesanti, però comunque sia, molte delle cose che dirò potrebbero un pochino rovinare l'esperienza di gioco, quindi se non l'avete ancora giocato, andate via. Poi magari tornate qui. Il gioco esce nel 2010, sviluppato dalla Quantic Dream, una casa di produzione francese che aveva già fatto parlare di sé nel 2004 con Fahrenheit e che, con senno di poi, farà parlare di sé di nuovo nel 2013 con Beyond Two Souls. Possiamo definirlo questo più anche come un film interattivo, dove realmente le scelte effettuate dal giocatore potranno portare a infinite possibilità. Il gioco si sviluppa intorno alla figura del killer degli origami attraverso le esperienze di quattro personaggi. Il primo, Ethan Mars, architetto, padre di famiglia, un giorno smarrisce uno dei suoi due figli in un supermercato e verranno per errore investiti entrambi da una macchina nel tentativo del padre di salvare il bambino. A distanza di 2 anni, dopo la scomparsa, diciamo morte, del primo figlio, il secondo verrà rapito dal killer degli origami e, attraverso una serie di prove che gli verranno fornite, il padre avrà la possibilità di salvare suo figlio. Secondo personaggio, Scott Shelby, è un investigatore privato ingaggiato dalle famiglie delle vittime del killer. Il suo percorso risulterà sempre più intrigante quando una delle madri delle vittime, Lauren Winter, si unirà a lui attraverso un piccolo ricatto per lo sviluppo delle indagini. Terzo personaggio, Norman Jayden, agente dell'FBI fornito di attrezzature tecnologiche d'avanguardia, tra cui ARI, ovvero un sistema di realtà aumentata che gli permette di investigare in maniera più approfondita le scene del crimine. Entrerà in contrasto con un suo collega nelle indagini, l'agente Blake. Saranno spesso in contrasto a causa dei metodi un po' non troppo legali di quest'ultimo. Quarto ultimo personaggio, Madison Page, apparente fotografa ma principalmente giornalista. A causa di problemi di insonnia si ritroverà a cercare di dormire in un motel, dove la sua storia si intreccerà con quella di Ethan Mars. Questo gioco ha vinto vari premi, anche alcuni in relazione all'originalità del gameplay, che si basa totalmente sull'utilizzo di Quick Time Events in relazione al contesto in cui stiamo operando. Quindi, se per esempio dovremmo girare il volante di una macchina, dovremmo fare grossomodo così. Oppure per sfondare una porta dovrete fare grossomodo così. Inoltre, ogni scelta effettuata dal giocatore all'interno della storia avrà delle ripercussioni su il finale. Grosso modo avevo letto che si tratta all'incirca di 6-7 variazioni per personaggio, portando ad una rigiocabilità, cazzo, niente male. La musica è stata composta da Norman Corbell, purtroppo deceduto nel 2013. Le musiche di questo gioco possiamo definirle quasi con un tono epico, ma principalmente hanno un'atmosfera noir. Ma entriamo un po' di più nel dettaglio. Il tema principale di Ethan Mars sfrutta un riarrangiamento di se stesso durante la sua durata. Quindi, grosso modo, ci sarà un tema importante che verrà reinterpretato in modi diversi. Nonostante il tema cupo, la melodia e comunque tutto l'arrangiamento è abbastanza ispirante, anche grazie agli archi. Un'altra è una nota di merito per il pianoforte, che è in grado di donare una ulteriore sensibilità al pezzo. Il tema di Norman Jayden è più cupo minaccioso, grazie anche agli archi e agli ottoni.
Il pianoforte contribuisce a dare un'accezione quasi horror al brano. Il modo in cui il brano è eseguito potrebbe farci pensare che il personaggio abbia un peso dentro di sé, poiché praticamente tutti i componenti dell'orchestra suonano, però suonano piano. Before the Storm è un brano dai toni solenni, in cui il piano, diciamo che entra in contrasto con la semplicità degli archi. In questo brano c'è un gioco di melodie eseguito dagli archi, dall'arpa e da altri archi in tremolo. Inoltre nel brano, anche se molto lieve, possiamo sentire una chitarra acustica che comunque sia arricchisce il tutto. Il tema di Madison Page, in modo simile al brano precedente, risulta però più delicato, ma non per questo più noioso. Questo pezzo ricorda molto di più rispetto ai brani precedenti la colonna sonora di un film che non di un videogioco. Il tema di Scott Shelby introduce le percussioni per la prima volta e questo elemento contribuisce a dare un tono più di processione e autoritario. Il brano attraversa più momenti e vengono eseguite più sezioni del brano, mescolate insieme in modo tale da non risultare estranee al contesto. Assieme a quello di Norman Jaden, entrambi i temi hanno un sound un po' cupo, misterioso e ambiguo. Il tema di Lauren Winter è il brano che avrà i toni più caldi per adesso. Assieme agli archi e ai legni, anche un'arpa farà la sua comparsa, facendola somigliare ad una musichetta di Benvenuto, anche se poi, conoscendo la storia di questa persona, sarebbe più da pensare che si tratti di un tema di lutto che non di Benvenuto. Painful Memories è un brano che fa della semplicità la sua forza, con un pianoforte che si gioca tutto sulle tonalità minori, risultando nel contempo misterioso, enigmatico, maestoso. Nessun altro strumento farà il suo ingresso qui, e questo contribuisce a dare quel tocco di magia in più al brano. Cambiamo subito umore con The Chase, brano che all'interno del gioco fornisce una buona dose di panico, quello vero. Il brano a grosso modo si concentra molto sugli staccati dell'orchestra e sulle percussioni. Redemption torna sulla scia dei toni cupi con un'orchestra multistrato, optando per una melodia che è quasi un lamento. È uno di quei brani che più lo ascolti più ti cresce dentro, quindi bisogna dargli più di un ascolto per poterne godere appieno. In seguito avremo una serie di brani che vengono utilizzati nel gioco per le scene di azione, fatte apposta proprio per creare tensione. Si tratta di due musiche per personaggio, ad eccezione di Madison Page, che consiste in una sola musica. Vi ricordate The Chase? Cambiamo subito umore con The Chase. E tutte queste tracce fanno un lavoro ineccepibile. Ogni volta che mi ritrovavo queste musiche nel gioco mi ritrovavo col panico in corpo. Si tratta in ogni caso di tracce della durata media di un minuto e mezzo l'una, quindi direi che possiamo avviarci tranquillamente verso la fine con l'ultimo brano. Last Breath è un tripudio di emozioni. Il pianoforte sulle note alte sembra quasi gioioso, ma poi entrano con un crescendo gli archi, che rimangono su frequenze gravi e dai toni molto minacciosi e inquietanti. E nel frattempo l'arpa, come se non bastasse, gira il coltello nella ferita con degli arpeggi davvero inquietanti questa volta. E poi cedere il passo a dei momenti ambient con effetti sonori pannati a destra e a sinistra, che in realtà è a sinistra e a destra, per poi tornare al nostro pianoforte preferito, che probabilmente è la musica più bella per concludere una storia come quella di Heavy Rain. La colonna di questo gioco, per concludere, è formidabile. Nonostante la musica già da sola si rivela una carta vincente, assieme al gioco regala momenti di emozione pura, anche attraverso l'utilizzo della motion capture con attori reali. Ci sono stati dei momenti in cui guardavo un personaggio in faccia e pensavo: questo sta davvero per piangere. Insomma, Norman Corbell ha realizzato una colonna sonora molto delicata, perfetta per un gioco del genere. Un gioco a cui faccio gli applausi e che mi sento in dovere morale di consigliare a chiunque stia guardando questo video. Diciamo che la recensione si conclude qui e spero che il video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, mettete un mi piace, condividete, commentate e iscrivetevi al canale. Qui da Risiam e da Musical Life è tutto e, come sempre, ci vediamo al prossimo video.